Buongiorno, oggi, visto che si parlava l'altra volta di fumetti, parlo di, vabbè, di Nandog, è un fumetto, un aspetto veramente terrificante. È un fumetto, vabbè, super recensito su YouTube, quindi. Ma esistono, io dico, altri fumetti che sono un po' meno alla ribalta, ma sono, non sono ovviamente fumetti. Cioè, usciti sine edicola ora, ma sono ovviamente ristampe. Avevo già parlato di Carlo Strillo e Orazio Altuna, che era uscito le Historietas del signor Lopez. È uscito, e credo sia ancora in edicola, questo volume che riporta le storie di Strillo Altuna sul loco Chavez. Come recita l'introduzione della redazione, vabbè. Ora, in quest'albo, tutto incentrato sulle opere di Carlo Strillo e Orazio Altuna, due autori argentini, potrete godervi il fumetto che ha di fatto portato questi autori alla ribalta. In Argentina, ovviamente. Nel 1975, quindi questi fumetti hanno queste storie, sono anche dei pezzi di storia per chi avesse interesse a ritornare un po' indietro nel tempo. E dice sempre la redazione, sulle pagine del quotidiano argentino Clarín, ovviamente stiamo parlando di Loco Chavez, apparso per le volte in Italia su Scorpio, che esce ancora oggi, in una versione rimontata, perché erano strisce, e quindi vedete che in realtà nei giornali argentini, come anche nei giornali americani, anche Superman all'inizio erano strisce che poi vengono rimontate, per una versione stampo Bonelli, insomma, oppure dalla rivista italiana. Formato verticale del settimana, tra 1986 e 91, quindi queste storie appaiono in Italia fino al 91, con gli stessi autori, come gli stessi autori, scusate, scherzosamente hanno fatto dire al loro protagonista: non sarebbe bello prendere un personaggio della realtà, qualcuno in carne ed ossa, un tipo normale a cui piacciono le donne, che esce con gli amici. Potrebbe essere proprio un giornalista che si mette nei guai per scrivere gli articoli. Vi immaginate quante storie potreste realizzare partendo da questi elementi? Ecco, in questo caso è più famoso della Historietas, perché sia queste che queste non sono storie lunghe come, questo è un text. Una storia lunga che si articola su tutto un albo, poi neanche finisce, e quindi poi continua. Questo è Il ritorno del Morisco. Vabbè, la storia. Beh, in realtà le storie argentine si chiamano historietas perché hanno, cioè, in questo volume, se Costa Edizioni, è uscito il 23 gennaio 2020, quindi credo che possiate ancora trovarlo tranquillamente in edicola. E il 20 febbraio del 2020, sempre, uscirà il secondo volume di Loco Chavez. Ma sono delle piccole storielle in cui, quindi ce ne sono, non so, una decina, quante ce ne sono, non mi ricordo più, sono diverse, quindi non è che dovete avere i due volumi, insomma, potete averne uno solo e va bene. Cioè, va bene. È ambientato nell'Argentina negli anni 70, siamo sempre Till l'Altuna, che è un periodo anche storico difficile, in cui una critica sociale si può fare, ma neanche troppo apertamente. I personaggi sono questi. Loco Chavez, vedete, Loco Chavez è un giornalista chiamato Loco, in spagnolo vuol dire pazzo, coraggioso, malinconico, simpatico, vabbè, si mette sempre nei guai. Il suo capo, redattore Balderi, nome ovviamente italiano, perché in Argentina ovviamente gli argentini italiani, stesso Papa Bergoglio e Malone, Gatto e Pampita, personaggi. Malone è l'amico intellettuale che legge
preso in chiave comica, ironica, Balderi è il burbero caporedazione che poi a me, diciamo, è un fumetto che ovviamente per chi è abituato ai Bonelli, insomma, è un'altra cosa. È stato preso proprio alla faccia proprio da uomo anni 70, o sto baffettino da amatore, insomma, diciamo così. Baffettino andava di moda negli anni 70, quindi vabbè, ovviamente datato. Trilli e Altuna ovviamente nella rappresentazione del sesso sono sempre stati, è un tema che le appassiona e il bello di queste historietas che ci, vabbè, sono storiettine, storielline, insomma, no, non è che hanno, però sono, ironicamente prendono in giro la società argentina, soprattutto certo ambiente intellettuale. Qui abbiamo la prima historietas, questa, due intellettuali argentini che citano, questa è una, non mi ricordo come si chiama, che incontro ovviamente Malone e citano Freud, ti piacciono i film di Fassbinder, eccetera. Poi portano il povero Loco Chavez a vedere qualche film impegnato che andava di moda negli anni 70, e Loco Chavez, cioè questa mitica vignetta che dorme alla grande. Geniali questi finali aperti, sono caratteristici jazzici sveschi. Ovviamente per chi ha la mia età, personaggi come Malone se li ricorda bene, quindi erano tipici degli anni 70, 80, l'intellettuale di sinistra che poi viene presa anche un po' in giro. E Loco Chavez è invece, insomma, persona di buon senso, insomma, ovviamente sempre all'inseguimento di qualche amore, di qualche storiella da raccontare sul giornale, insomma, il tema è sempre quello. Però quello che è importante di queste storielle è un po' sempre come in questa, appunto, la prima, la messa, la caricatura di queste persone che sono esistite veramente. Poi si va anche un po' nel fiabesco. Nella seconda storietta abbiamo un mago stranissimo che, insomma, gli altri assistenti gli volevano mangiare i suoi conigli, che lui giustamente ci lavora, e a volte si cade nel Borges, nel surrealismo, però sono molto realistiche. E nella seconda historietas c'è, cioè, il famoso metafumetto che negli anni 70 esisteva, perché appunto Malone leggeva gente che negli anni 70 già si leggeva Freud, Propp, quindi non è che negli anni 70 fossero degli emeriti rimbambiti, noi queste cose abbiamo scoperte noi perché siamo intelligenti, quindi c'era tutto di più. E qui Loco Chavez va a annuncio: autori di fumetti cercano idea per un nuovo personaggio. Si cita Mafalda, ovviamente Mafalda, una visione molto personale di adulti, c'è, cioè, uno che cerca di rivendere una sorta di Mafalda 2. E la cosa divertente è che quando entra Loco Chavez si trova davanti Trillo e Altuna che intervistano il loro personaggio dei fumetti, e il loro personaggio dei fumetti, cioè, vabbè, questo è un gioco ovviamente, voi, questi sono Trillo e Altuna, non chiedetemi chi è Trillo e chi è Altuna, che dice la verità, dice, e ovviamente, cioè, stanno, cioè, è il metafumetto della storia più alla Borges, no? Il personaggio del fumetto di Trillo e Altuna va. La redazione di Trillo Altuna incontra Trillo Altuna, e dentro lo stesso fumetto, un po' come Calvino, perché Calvino negli anni 70 si leggeva, oggi forse si diceva, vorrei dire una cosa, quando alcuni autori di fumetti tirano fuori certe cose, pensano che negli anni 70 si leggeva, forse il livello culturale era molto più alto negli anni 70 che oggi,
ma molto più alto per certi versi. Poi per altri versi, appunto, Malonchi, c'erano questi personaggi che citavano. Io me li ricordo questi personaggi che citavano, andavi a prendere un caffè e ti citavano James Joyce, te, insomma, rimanevi come loco Chavez, sì, vabbè, James Joyce, sì, ma ora sto prendendo un caffè, magari ne parliamo dopo. In questa storia, appunto, loco Chavez va da loro, a dire la verità, io sono un giornalista, mi ha colpito la vostra intenzione, ho pensato di poter venire qui per scrivere un articolo sulla cosa, però stando che mi è venuta un'ideuzza. Quindi è il protagonista del fumetto che spiega agli autori del fumetto cosa dovrebbero fare, cioè quello che è già stato fatto. Ti ascoltiamo, non sarebbe bello prendere un personaggio in realtà qualcuno in carne ed ossa, un tipo normale a cui piacciono le donne, esce con gli amici, uno di questi comprimari, vedete appunto il disegno, trillo al tuo, ovviamente dietro c'è un tipo poster da camionista, vabbè. Uno di questi comprimari potrebbe essere molto intellettuale, che poi è Malon, tanto da far scappare il ragazzo con le sue chiacchiere, poi potrebbe esserci un capo, uno di quelli un po' burbero del cuore d'oro, che è Barberi, che già è il fumetto, che rimbrotta il protagonista anche se vuole bene. E quest'ultimo potrebbe essere proprio un giornalista, si mette nei guai per scrivere degli articoli. Ma non mi sembrate molto convinti. E Trilaltuna in realtà bocciano l'idea che in realtà hanno già messo in piedi. E appunto dice sì, è quasi tutte, è che quasi tutte le riviste, qui c'è una critica sul fumetto, ovviamente c'è una riflessione sul fumetto. Negli anni 70, vogliono eroi infallibili, consolatori. Questi qui, no. Anche di Andò, sono tutti eroi. Nella loro figura di protagonisti della paraletteratura. La paraletteratura, questi sono termini che oggi, quindi voi di Trilaltuna negli anni 70 già erano preparatissimi. La tua idea è innovativa, ma solo un giornale coraggioso e intelligente ospiterebbe un simile personaggio sulla sua pagina. A presto, sì, vabbè, ovviamente viene questa idea viene bocciata, ma in realtà l'idea c'è, cioè, in Trilaltuna raccontano esattamente come è nato Loco Chavez. Ovviamente le storie sono sempre, cioè, condite da un forte umorismo, tipo una storia. Per far piacere a una ragazza si finge di essere sposato. Anche gli ambienti sono tipici della Buenos Aires degli anni 70. Cioè è un salto nel passato per chi ama Buenos Aires degli anni 70. Quindi è un fumetto che è assolutamente, a volte sfiora un po' quello che si chiamava un tempo il fotoromanzo, ma insomma è un fumetto dove si cerca di raccontare la realtà. La differenza tra il signor Lopez, che in realtà il signor Lopez cerca in tutti i modi di fuggire dalla realtà, con la sua fantasia. Loco Chavez è un personaggio che vive appieno nella Buenos Aires anni 70. E vabbè, storie d'amore, amori che vanno, che vengono. E sono tutte storie di pochi, qui per esempio incontra quella soprannominata Gatto, incontra questa ragazza della pioggia che là ovviamente cercherà di aiutarlo, insomma sono tematiche insomma di un po' da film anche anni 70, ma comunque anche le scene della stazione di Buenos Aires sono molto realistiche e sono storie, non so se possano oggi piacere o non piacere più di tanto, insomma, non ho questa, cioè, non ho questa, ecco, Gatto, scusate, Gatto che trova appunto questa ragazza che l'aiuta, eccetera, insomma, poi ovviamente
Ovviamente nasce una quasi storia d'amore, poi lei andrà via, ma insomma, tipo, tipo Love Story, queste cose. Questi temi andavano anche di moda negli anni 70, però il senso dell'umorismo, Loco Chaves, non... Cioè, beh, qui c'è scritto numero uno, queste sono le prime storietas. Naturalmente deve piacere l'historietas argentina, se non piace, pace. Però voglio dire, può essere un punto di vista diverso del fare fumetto, nel senso che noi siamo qui dietro i nostri eroi classici che sono Tex Willer, comprato Martin Mistero, ora questo non devo leggere, Martin Mistero che esce ormai bimestralmente. Ovviamente una storia come questa, Demone di Martin Mistero, è una storia articolata, scritta da Riccio Sforza, su tutto un albo di 158 pagine. Mi sembra ci siano i templari o qualcosa di simile, no? Boh. Vabbè, i templari fanno sempre, però questa è una storia ovviamente articolata stile romanzo. C'è un romanzo che potrebbe essere Dan Brown, no? E quindi è un tipo di storia che richiede un certo sforzo. Anche queste storie classiche di Tex richiedono, forse sono più simili al modo di far fumetti appunto di Sergio Toppi, le sue storie non molto lunghe, solo che Sergio Toppi si dedica soprattutto a episodi storici, e quindi per esempio questa è, cioè esempio la barca, e ovviamente in chiave biblica o Gesù, insomma, si scopre che questa è la barca e poi da qui Gesù, insomma. E il formato, l'idea è un po' come la di Sergio Toppi, che scrive delle piccole storie, solo che Sergio Toppi appunto non sono storie realistiche, ovviamente hanno per protagonista molto spesso Gesù, il buon ladrone o il cattivo ladrone, personaggi storici in cui Sergio Toppi individua in alcune scene alcune cose importanti, come anche in questo Toppi è uscito anche collezionista un po' di tempo fa, insomma, storie piccole, storietta, questo è un modello più argentino. Quindi voglio dire, uno può, se vuole, confrontarsi col fumetto argentino, e se uno dovesse partire, ora è uscito anche, potrebbe partire da Loco Chavez, che è un fumetto degli anni 70, ma insomma, è un fumetto che non è, è invecchiato nel senso, cioè invecchiato perché fa riferimento a una società che non esiste più, cioè esiste più, oppure un mondo che si è trasformato, però dal punto di vista storico è un po' come eravamo, un po' come se vedesse un film di Alberto Sordi, cioè io vedo un film di Alberto Sordi e certo non siamo più come o Manfredi, certo non siamo più così, ma può essere utile vedere come eravamo. Quindi io vi consiglio questo volume, ve lo consiglio Cosmo, ve lo consiglio caldamente, poi fate che vi pare, cioè io alcuni volumi non li consiglio, Toppi lo consiglio, ad esempio, so, Dylan Dogo, se volete leggere, leggetelo, alcune, questo veramente lo consiglio, chi non l'ha letto ovviamente, io uscivo un tempo su Scorpio, io l'avevo letto su Scorpio tanti anni fa, quindi lo consiglio perché è una, cioè, guardate, l'uomo anni 70, no? C'è la camicia, cioè è proprio lui, c'è cioè l'uomo con la camicia che si vede un po' di pelo, del pelo, c'era proprio, cioè vediamo, torniamo indietro nel tempo, e anche esteticamente, le donne, la figura femminile, la meraviglia degli anni 70, ovviamente. Anche se c'era appunto la contestazione femminile in questa storia, Loco Chavez trova questa Diana, ecco, si chiamava, deve battere un articolo a macchia, ti ho chiamato perché devo pubblicare sull'internazionale l'opera di Jacques Lacan.
E quindi la donna intellettuale anni 70, che poi ovviamente il Loco Chavez si diverte a trasformarla in quasi una pin-up, e quindi la trasforma. E poi ha detto: il mio subconscio non accetta relazioni conflittuali, cioè questi discorsi che sembrano assolutamente, ma negli anni 70-80 erano assolutamente normali in un certo ambiente. Il cinema d'autore, cioè persino, cioè vedendo questa cosa qui, è la corazzata Potëmkin di Fantozzi. Fantozzi, su cui potremmo fare i primi libri di Fantozzi, cioè i libri di Paolo Villaggio su Fantozzi. I primi due film di Fantozzi, quello con Luciano Salce, poi Fantozzi è diventato tipo Topolino, è diventato questo poi Fantozzi, è diventato Topolino. E Paolo Villaggio lo sapeva e lui lo ha accettato, però all'inizio Fantozzi è un personaggio molto problematico e di una satira feroce sulla società. Poi è diventato tipo il cartone animato, no? Che insomma. Dicevo, però, al punto, alcune tematiche dei primi Fantozzi, no? La corazzata Potëmkin è una cagata pazzesca. È la stessa di Loco Chavez. Non che Loco Chavez avesse visto, però nasce da quell'humus di intellettuali a volte molto pesanti, che insomma si andava. Io l'avevo citato un altro video degli anni 80 a Siena, era l'università, quindi le università erano quasi tutte, beh, di estrema sinistra. Siena poi c'era questo mondo che era così, poi molto politicizzato, ma non che cosa fosse negativa, però alcune persone erano assolutamente fuori dalla grazia del Signore. Appunto, ho citato questo aneddoto che posso, cioè io in Piazza del Campo trovo questo vestito, ma di nero, tipo mi ricordava il poeta esistenzialista di Toti e Tata, che seduti in Piazza del Campo, giornata allegra, cioè, turisti stranieri che sono cioè, tutti allegri, e mi chiede a bruciapelo se avessi letto l'Ulisse di Joyce. Io avevo 19 anni, sì, no, non l'ho letto l'Ulisse di Joyce. Lui dice: no, per me chi non ha letto l'Ulisse di Joyce non è degno della mia conversazione. Dice: vabbè, oggi, a dirle oggi queste cose sembrano delle barzellette, ma all'epoca era così. Quindi Loco Chavez è un po' la presa in giro di questo mondo esasperato. Rivedendo questo mondo con gli occhi del 2002-2020, posso dire che aveva tutti i suoi difetti quel mondo, questi intellettuali che citavano Lacan, Quinault, cioè andare a mangiare era una cosa, Umberto Eco, cioè avevano una cosa pesantissima, però cadere nell'eccesso opposto in cui siamo ora, in cui il pizzo, cioè, fatemi fare un po' di critica sociale, in cui l'ignoranza è portata come cioè un tempo, questi personaggi che erano assolutamente deprimenti usavano la cultura come Don Abbondio con povero Renzo e il Latinoro, che dicevano: ah, io ho letto Lacan, io ho letto gli strutturalisti, ho letto tutti questi libri che ci troviamo nelle bancarelle a 2 euro. Ma oggi ci si facciamo vanto di essere degli emeriti ignoranti. Ma io non ho mai letto un libro, la gente lo dice così. Lo dice vantandosene. Nello stesso modo in cui si vantava quel povero, cioè spero che poi sia migliorato, ma era giovane anche lui all'epoca, in cui diceva che lui parlava solo con chi aveva letto l'Ulisse di Joyce. Quindi a questo punto, se tu parli solo con chi ha letto l'Ulisse di Joyce, vai in una caverna e ti chiudi. Ma vantarsi dell'ignoranza, di essere persona pane pane, vino al vino, ma che vuol dire? Cioè, leggiti un libro, non è che devi andare in giro con attaccato qui, io ho letto Luciano di Samosata e quindi sono persona colta e tu sei un povero fessacchiotto, perché si può leggere questo, un autore greco del secondo secolo dopo Cristo, credo, che poi è un autore molto divertente, tra l'altro, anche se scrive in greco ovviamente, e si possono leggere i fumetti, cioè la cosa è
non sono in contraddizione, cioè non è in contraddizione la cosa. Noi siamo passati da una società in cui chi faceva lettere all'università si credeva una sorta di messia sceso in terra. Qui potremmo anche parlare di alcuni libri che forse un giorno parlavo, La vita agra di Gianciardi, in cui prende in giro anche lui questa Milano anni 60. La vita agra di Gianciardi ci ha spiegato tutto quello che accadrà dopo. Ma oggi abbiamo gente che dell'ignoranza ne fa, io non voglio parlare di politica, ma c'è gente che fa dell'ignoranza una bandiera, e questa bandiera della santa ignoranza è seguita da persone che non riescono, cioè vuol dire, prova che sentiamo discorsi che io sentivo nel bar delle piazze di Cetona, dai vecchini, ma vecchini, vecchini, vecchi, che dicevano, che nostalgicavano, ventenni. Io sento giovani che dicono cose che, vabbè, quindi quindi se anche, voi dire, volete farvi, quindi è un'epoca questa, gli anni 70, in cui vedete i maglioncini, i golfini, gli intellettuali, e Trilli e Altuna si divertono un mondo a prendere in giro queste persone. Se oggi Trilli e Altuna fossero ancora in attività, forse farebbero dei fumetti su altro tipo di persone, perché anche in Argentina siamo arrivati negli anni 90 con Menem. Ecco, che poi si arrivò a quella. Vabbè, corsi a ricorsi storici. Dicevo, questo è un fumetto che non va aspettato, appunto, grandi avventure, perché sono tante piccole, potremmo dire delle polaroid, delle piccole delle fotografie, dei filmini 8x8 assemblati insieme, perché appunto queste storiette andavano sui giornali ed erano sui quotidiani. Vedete anche le inquadrature, fanno molto film anni 70, un po' Truffaut, questo mi ricorda un po' Truffaut, faccio il figo anch'io, scusate, faccio l'intellettuale marxista. Però poi dopo Trilli e Altuna ci mettono la donnina svestita, perché loro per gli anni 70, ovviamente oggi fa ridere, ma insomma, quindi loro un po' si mischiavano il sacro e il profano, ecco, potremmo dire così. E poi appunto appunto, vabbè, poi ve lo consiglio, poi fate poco di fare, insomma. Comunque, ancora in edicola, Trilli e Altuna, Loco Sciavezza, professione reporter. Se volete farvi un viaggio a soli 6,90 € nell'Argentina anni 70, questo è un biglietto d'aereo di andata e ritorno, non vi costa neanche tanto, certo i fumetti costano. E qui chiudo, perché 6,90 € comunque un bel prezzo, sono solo le vecchie 12.000 lire, ma forse questo è un viaggio che vale la pena di fare. Ma per esempio questo, anche questo di Martin Mister, poi costa 6,30 €, però vuol dire, questa è una storia proprio di evasione, d'avventura, insomma, in cui il fumetto oggi è puramente d'evasione, insomma. Persino, vabbè, Tex l'ho sempre stato, Zagor l'ho sempre stato, c'era di stampa. Manco un fumetto come Dylan Dog, in realtà, che nelle storie anni 80-90 aveva forti tematiche, cioè un forte rimando alla società contemporanea. Oggi mi sembra anche questo più di, ma anche c'è qualche strizzatina d'occhio, ma è assolutamente tutto un po' metafumetto. Quindi il fumetto d'evasione, quei pochi ancora che leggono fumetti, perché il fumetto come genere è invecchiato, perché ovviamente non può, per quanto un disegno sia bello, che ci sono i topi, non può competere con i cellulari, con i computer e con tutto, e con i videogiochi. Quello che ha ucciso il fumetto, sembra di fare il moralista, ma poi è così, insomma, cioè,
mia figlia ha 11 anni, se non gli compro io Topolino, lei non avrebbe mai avuto l'idea di andare in edicola a comprare Topolino. Perché i bambini oggi, io a 10 anni, sompettavo in edicola a comprarmi tutte le settimane, anzi ero abbonato a Topolino, figura, quindi. Perché ovviamente se stai 3 ore alla PlayStation poi sei a posto così, se hai 12 anni, poi. La PlayStation è il motivo per cui il fumetto è diventato una cosa da adulti. Ne prendiamo atto e pace. Nel senso, non ha molto senso fare anche il laudator tempo esatti. Forse io a 10 anni avrei giocato anche la PlayStation, anche io ero migliore. Io non giocavo la PlayStation perché non ce l'avevo. Leggevo Topolino. Non è che io fossi migliore, cioè anche questa cosa, non è che io a 10 anni fossi migliore dei ragazzi di oggi, ma a 10 anni avevo solo queste cose qui. Quindi il fumetto può essere a questo punto forse un genere più per adulti che per bambini, come anche lo stesso cinema. Il cinema è nato come primi film di Lumière, non è che avevano scopi. Era un divertimento, poi da Lumière siamo passati a Fritz Lang, siamo passati a Fellini, ma prima di arrivare da Fratelli Lumière a Fellini ci sono state le torte in faccia delle comiche, perché non è che chi faceva le comiche avesse intenti molto culturali, era un modo per divertire la gente. Quando a un certo punto il cinema si è trasformato in un'altra cosa. Il fumetto, anche per motivi di vendita, a questo punto il pubblico giovanile, io penso se lo sia, pubblico giovanile di 10-12 anni, a parte chi legge manga, se lo sia allegramente perso, poi questa è la mia idea e può essere totalmente sbagliata. Quindi per questo in edicola troviamo appunto, anche perché per esempio negli anni 70 queste storie le leggevano gli adulti, cioè il fumetto era un genere di svago anche per gli adulti, sui giornali. Tex Willer era per adulti, quindi era un mondo che è un po' cambiato, quindi non, questo piccolo non c'entra nulla, quindi vabbè niente, fate finta che non abbia detto nulla e appunto andate in edicola e prendetevi, se volete, Loco Chavez.